Consenso elettorale e competenza, così Piero Castrataro sceglierà gli assessori che dovranno affiancarlo e supportarlo in questa nuova sfida. Sono ore di intenso lavoro per il sindaco di Isernia, impegnato in un continuo confronto con la coalizione per scegliere le persone giuste da mettere al posto giusto. L'esecutivo potrebbe, il condizionale d'obbligo, essere composto da 3 esponenti di Isernia Futura, 2 del Partito Democratico, 1 di Volt e 1 del Movimento 5 Stelle. Iniziamo dalla lista di riferimento del sindaco, dove le professionalità sono tante e importanti. In pollo ci sarebbero Scarabei, Annone, ma anche Di Baggio, Del Bianco e Nicola Paolino, che potrebbe ricoprire la carica di vice sindaco, considerando il rapporto forte che da sempre ha con Castrataro. Per il PD in squadra andrebbero Maria Teresa d'Achille e Bontempo, con Sardelli outsider. Chi dei 3 non entrerà in giunta potrebbe ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio. Federica Vinci per Volt, ma c'è anche Umberto Di Giacomo e infine un 5 Stelle tra Barone e Monaco. Gli assessori permetteranno ai primi non eletti di entrare in Consiglio. Scaldano il motore Bottiglieri, Battista, Panico, Falcione, Antenucci, Montaquila e Toto. Un ruolo importante potrebbe averlo anche Sara Ferri, segretario provinciale di Sinistra Italiana e neoconsigliere. Intanto vorrei ringraziare i cittadini e le cittadine di Isernia, questa è la loro vittoria, la vittoria di chi ha voluto credere in un progetto politico-amministrativo che guarda al futuro, che coinvolgerà tutti e tutte, perché mette al centro di ogni progetto le persone e i loro bisogni. Che ne dicano i nostri oppositori l'altra parte, la nuova amministrazione di maggioranza al Comune di Isernia sarà guidata da persone che attivamente si impegnano in città per i beni comuni, per un progetto di futuro che riporti qui il lavoro ai nostri giovani. Quindi grazie ai cittadini e alle cittadine che hanno voluto premiare Piero Castrataro e tutta la coalizione. A proposito dei vostri oppositori, lei in prima persona, anche sul piano personale, è stata duramente attaccata in questa campagna elettorale. Il suo impegno nel mondo del sociale è indiscutibile, penso che questo glielo riconoscano tutti, eppure appunto ha ricevuto delle dure critiche. Oggi cosa vuole rispondere a chi l'ha attaccata? La migliore risposta è arrivata dai cittadini e dalle cittadine che hanno apprezzato il nostro progetto politico, che appunto riguarda tutto quello che si è anche già fatto. Noi ripartiamo dalle nostre buone pratiche, dalle esperienze presenti in città e vogliamo lavorare duramente affinché anche l'amministrazione comunale possa portare avanti dei progetti che coinvolgano tutti e tutti senza distinzione.